tra le tante mostre da vedere a Venezia quest'estate, in occasione della Biennale Architettura, c'è anche Architettura Immaginata, che è ospitata nelle sale di Palazzo Cini. La mostra rientra nel progetto di riapertura di Palazzo Cini e si conclude il 17 settembre 2018. Architettura Immaginata è il titolo di una mostra tutta dedicata al disegno architettonico. Il disegno architettonico come momento in cui nasce e prende forma un'idea destinata a diventare qualcosa di enorme, di gigantesco. Tutti i disegni esposti in mostra provengono da una collezione, quella di Antonio Certani, un violoncellista e compositore nato nel 1879 e morto nel 1952, che fu anche un grande collezionista di disegni e in particolare disegni dell'area emiliana e bolognese. La collezione Certani è costituita da più di 5.000 disegni che dagli inizi degli anni 60 sono diventati parte del patrimonio di opere e documenti della Fondazione Giorgio Cini. Questo è stato possibile grazie alla lungimiranza del conte Vittorio Cini, che è venuto in possesso della collezione e ha deciso di mantenerla integra e per questo l'ha acquistata in blocco. Una sezione in particolare della mostra ha catturato la mia attenzione e si tratta della parte dedicata agli apparati effimeri e alle architetture di scena, ovvero a quelle costruzioni destinate per loro natura ad essere temporanee e di cui rimane memoria solo attraverso questi disegni. La mostra Architettura Immaginata è anche l'occasione per visitare Palazzo Cini, un palazzo che non è sempre aperto al pubblico, ma che ha dei momenti particolari di apertura, soprattutto nel periodo estivo. Era la residenza di Vittorio Cini, colui che ha acquistato la collezione di disegni esposta. Tra le opere più importanti che si possono vedere a Palazzo ci sono alcune opere di Botticelli, di Filippo Lippi, Piero di Cosimo, Dosso Dossi, solo per citarne alcuni.